Buonasera a tutti, eccoci qui in una nuova puntata di Bellezza e Potere. Ormai non so quante puntate sono, parecchie, quello sicuramente. Ci vedete un po' dappertutto tramite web, Subra TV ogni giovedì alle 19:30 e abbiamo sempre degli importanti ospiti. Come questa sera, noi ogni volta cambiamo, spaziamo, parliamo un po' di tutto e questa volta andiamo a parlare di, perché di no, di ingegneria, di architettura, di bellezza, di arte. Siamo nel posto giusto perché ricordo sempre che questo è Palazzo della Penna, siamo all'interno della mostra fotografica Le Memorie e ci sono delle bellissime foto dietro a noi. E accanto c'è un professore qui dell'Università di Perugia, il professor Paolo Belardi. Buonasera. Eccoci Paolo, intanto cominciamo, tu sei già molto conosciuto ovviamente, ma spieghiamo un attimo che cosa insegni, che penso che sia intanto un po' un segno di riconoscimento. Insegno in due corsi di laurea del nostro Ateneo, nel corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura, laddove insegno rilievo dell'architettura e composizione architettonica, e poi sono presidente del corso di laurea in design che abbiamo fondato un paio di anni fa e che è un corso di laurea che ha un discreto successo. Corso di laurea in design è un po' una novità? C'è solo qui o è una cosa che comunque è interessante, mi sembra? Direi proprio di sì, è un corso di laurea, non c'è solo qui, mancava qui. Ci sono altre strutture, altre istituzioni formative, ad esempio l'Accademia di Belle Arti, che hanno corsi di laurea simili, e questo si differenzia perché cerca una sinergia tra la componente tecnica, scientifica e la componente artistica. L'abbiamo aperto in sinergia proprio con l'Accademia di Belle Arti e quindi in qualche modo coniughiamo il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, le competenze proprie di un dipartimento di questo tipo, con le competenze di alcuni docenti molto qualificati dell'Accademia di Belle Arti. Il titolo è rilasciato dall'Università, è un corso di laurea triennale. Forse vale la pena comunicare, perché spesso ci sono molti fraintendimenti su che cos'è il design. Pensano tutti che il design sia disegnare cose carine, oggetti carini. Magari legato alla moda, no? Il design, sì, qualche volta. È legato a tutto, ma è ben altra cosa. Il design è cultura del progetto, significa che tutto quello che noi facciamo viene da un pensiero e il design soprattutto restituisce cose utili. Poi sono anche belle, piacevoli, ben disegnate, soprattutto risolvono problemi. Beh, questo già mi sembra un approccio un po' diverso, no? Rispetto a quello che vediamo quando si parla appunto di design, di architettura e quant'altro. Poi tu ti stai occupando dell'Umbria, di Perugia, hai portato avanti dei progetti interessanti. Ho visto tra l'altro che hai messo la tua competenza anche su Palazzo Grossi, no? del comune, sì. Che tra l'altro ha una tipologia anche molto tra il moderno, il futuristico, è molto particolare. Sì, penso possa essere interessante ricordare, lì abbiamo vinto un concorso. La cosa credo importante è che abbiamo fatto un'operazione di restauro all'esterno dell'edificio, siamo a pochi passi da Piazza Morlacchi, dal Teatro Morlacchi, in pieno centro storico. All'interno invece c'è un edificio high-tech, assolutamente contemporaneo, un po' un concetto un po' barocco d'architettura. La cosa che più mi piace ricordare, che forse non tutti sanno, è che siamo riusciti a spendere il famoso 2% in opere d'arte. C'è una legge italiana che impone che in ogni opera pubblica il 2% sia investito in opere d'arte. Noi l'abbiamo fatto con quattro artisti, soprattutto c'è un grifo molto particolare disegnato da Riccardo Blumer, che è un famosissimo designer dell'Italia, di Bergamo. Molti magari non lo conoscono, però effettivamente se per qualsiasi ragione uno dovesse andare in uno dei palazzi del comune, devo dire che nasconde delle bellezze che probabilmente non tutti hanno il piacere di aver visto. Quindi già questo sicuramente è un bel approccio. Esatto, è un edificio, vedi, noi siamo qui in un edificio rinascimentale costruito sopra un anfiteatro romano. E lì siamo in un edificio degli anni 50, costruito in luogo di un edificio rinascimentale bombardato, e poi negli anni 2000 noi all'interno abbiamo costruito un altro edificio, una scatola nella scatola. Io credo che noi abbiamo troppa poca consapevolezza spesso di
quanto la bellezza delle nostre città sia in questa cosa, al di là del segno sia più o meno bello, ma del fatto che i pensieri si sovrappongono, i sentimenti si sovrappongono, le cose si giustappongono. Direi che c'è anche una sorta di abitudine a vedere ciò che abbiamo, pensiamo che sia eterno, invece va sempre valorizzato. E probabilmente è uno dei difetti che abbiamo avuto anche come regione, come comunità regionale, direi, soprattutto quello di non aver creato rispetto a questo una struttura, chiamiamola così, anche di filiera che possa offrire anche delle ricchezze, no? Ricchezze turistiche, in questo caso anche ambientali, perché ovviamente si connette all'aspetto ambientale. Talmente è vero che mi piace ricordare, proprio pochi giorni fa abbiamo consegnato gli esiti di una ricerca, è stata una vera e propria ricerca, per la Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea del MIBAC, del Ministero per i Beni Artistici. Questa ricerca ha consistito in un censimento finalizzato alla catalogazione, tutela e valorizzazione, fin qui tutto normale, ma l'oggetto è la novità, delle 125 architetture più rappresentative realizzate in Umbria dal 51 ad oggi. È un passo molto importante. Dire che mi incuriosisce, perché tra 125 forse ne vediamo anche molte di più, però vuol dire che c'è stato un criterio anche di scelta, sì, no? C'è un protocollo fornito dal Ministero. Questo protocollo è composto da 7 indicatori, alcuni quantitativi, altri qualitativi. Quelli quantitativi sono decisamente oggettivi, ad esempio il numero delle pubblicazioni di quel particolare edificio sulle riviste, in base all'importanza della rivista nazionale, internazionale, classe A e quant'altro. Quindi poi ci sono stati i privilegiati, è stato fatto proprio un criterio vero. C'è un margine, e per questo è stata consultata l'università, c'è un margine qualitativo che di concerto con i colleghi della soprintendenza di Perugia, con la dottoressa Rainolo, abbiamo in qualche modo valutato la innovatività tipologica, energetica, costruttiva, figurativa. Incrociando questi dati, questo è avvenuto in tutte le regioni italiane, ma è molto interessante perché ne esce, io fra l'altro spero di poter dare alle stampe una guida all'architettura umbra contemporanea, perché ci sono edifici di grande interesse e perché credo che è venuto il momento che questa regione vada oltre la torta al testo e il Medioevo. Adesso scherzo un po', banalizzo un po'. È giustissimo e corretto, perché, come dire, non può essere solo la regione, non me ne voglia, no? È delle sagre, ma bisogna ovviamente anche levarsi, non casualmente noi questa trasmissione Bellezza e Potere non sostituire, va non qui. Sostituire, no, non è un arricchimento, è un arricchimento. Infatti, come dire, noi registriamo in questo luogo non casualmente, proprio perché ci piace anche promuovere quella che è la nostra città e la nostra regione, e tra l'altro lo facciamo anche spiegando ciò che abbiamo vicino, anche queste foto a proposito di artisti contemporanei, quindi ci piace ascoltare di che cosa si tratta. Eccoci qui rientrati su Bellezza e Potere, su Umbria TV e Perugia Today. Beh, lo vedete un po' dappertutto, dai. E noi rientriamo nella nostra chiacchierata. In realtà questo censimento di queste opere mi interessa moltissimo, anche capire dove sono posizionate, se ci sono state magari dei luoghi dell'Umbria dove abbiamo trovato più opere sotto avente queste caratteristiche. È evidente che nei due capoluoghi c'è una certa concentrazione, questo era inevitabile, è stato così.
Però in realtà poi questa catalogazione spazia sia temporalmente che geograficamente. Faccio alcuni esempi. Venendo dagli anni 50 andiamo dalla Casalina Marmore di Mario Ridolfi, quindi siamo nel Ternano, all'asilo Senatore Borletti di Gubbio di Marco Zanuso, e sto parlando di grandissimi architetti, noi non ne abbiamo consapevolezza, ma queste cose ci sono e possono costituire una rete turistica. Poi per esempio c'è ovviamente gli ex seccatoi di Alberto Burri e Sartianesi a Città di Castello, c'è il CIAC di Giancarlo Partenzi a Foligno, venendo più vicino ai nostri giorni, c'è il villaggio Matteotti, non poteva essere diversamente, di Giancarlo De Carlo a Terni, c'è la Scarzuola di Tommaso Buzzi a Monte Gabbione, ci sono moltissime cose, veramente è un itinerario molto interessante che rivela un'Umbria diversa. Beh, io dico sempre, quando molti che arrivano qui come turisti, io in fin dei conti l'Umbria l'ho scelta, quindi sono andato in un altro posto, e che non conoscono spesso tutta l'Umbria, conoscono la parte, come dire, la prima Umbria, ma la seconda è un po' più sconosciuta, che è altrettanto bella ed è formata appunto anche da queste opere magari più contemporanee. Io per esempio sono sempre rimasto molto affascinato dalla scelta che ha fatto anche Brufa, nel comune di Torgiano, di creare questo parco di queste sculture, che comunque anche quelle sono un richiamo turistico non indifferente. Assolutamente sì. Forse è venuto il momento di mettere in rete queste cose, perché per esempio c'è il Parco del Sole a Tuoro, ci sono altre situazioni. Noi dobbiamo trovare il coraggio, se a mio modesto avviso, di scommettere sul futuro, di non crogiolarci più ancora ulteriormente sull'idea ormai datata dell'Umbria cuore verde medievale dell'Italia. Io credo che il futuro, personalmente ritengo questo, sia quello di un'Umbria autenticamente contemporanea. Contemporanea significa proprio letteralmente che riesce a mettere insieme tutti i tempi, l'antichità, il presente e il futuro. Autenticamente significa che mi riallaccio al design. Quando si parla di Made in Italy, io una volta ho sentito una bellissima definizione di Made in Italy da parte di Michele De Lucchi, che è uno dei principali designer italiani. Noi pensiamo sempre alla Ferrari, al fashion. Lui ha dato una definizione, secondo me, strepitosa, che è l'autentico. E cioè, la bellezza del Made in Italy non sta nella bellezza degli oggetti, che pure c'è, ma sta nella capacità di questi oggetti di creare una vita bella intorno a se stessi. Che è un'altra cosa, e che è ciò che noi siamo, noi italiani. La dimensione è molto più ampia. Siamo noi italiani, ci amano per questo, dobbiamo tutelare questo aspetto e credo che in Umbria potremmo lavorare. Però ci manca questa consapevolezza. La consapevolezza è tutto. Sì, assolutamente. E a proposito di aspetto futuristico avveniristico, ero rimasto molto incuriosito dal tuo progetto di via Mazzini su a Perugia, questa copertura un po' da città. Tuttora, tuttora lo sai, perfetto, benissimo. Beh, direi che mi faceva venire in mente un po' le città del nord Europa, no? Quindi queste passeggiate più coperte. Ma è una cosa, come dire, secondo te è possibile o comunque si è trattato di un progetto che è impossibile? Mi piace raccontare velocemente questa avventura, perché è stata un'avventura. Io credo che le città ogni tanto debbano fare dei voli, provare. In fondo il progetto non costa niente, non è avvenuto niente, abbiamo prefigurato. A un certo punto noi ci siamo posti il problema di questo minimetro che arriva in centro e poi si entra dalla porta di servizio, perché l'ingresso non è adeguato. Sotto la piazza del Sopramuro c'è un terrapieno, sappiamo tutti, senza che ci dilunghiamo, che è scavabile, perché non ci sono problemi geotecnici, perché è un terrapieno. L'idea sarebbe quella di aggiungere una piazza duplex, con una piazza pubblica sotterranea, una piazza pubblica superficiale, con un'uscita, arrivando dal minimetro attraverso un percorso, una galleria archeologica ipogea, con dei percorsi volanti sopra i probabili ritrovamenti archeologici, ma con a fianco il muro etrusco e il muro medievale, e poi uscire su via Mazzini protetti. Io so benissimo che quella è stata una cosa contestatissima, so benissimo, abbiamo voluto fare una provocazione, era programmata, abbiamo voluto vedere il punto di non ritorno e cedere, però a distanza di anni molti si rivelano interessati, hanno capito che il problema non è ancora una volta la forma, perché è difficile far capire che l'architettura non è fatta da forme, è fatta da idee. L'architettura
serve a dare veste in qualche modo l'idea, ma è l'idea il concetto. Quindi, a mio modesto avviso, rimane il fatto che forse Perugia potrebbe meritare un nuovo landmark. C'è anche bisogno di qualcosa che sia attrattivo. La gente ha bisogno di qualcosa che stimoli, che affascini. Quindi una scommessa. Io infatti una scommessa verso il futuro. Ho visto quelle immagini comunque del progetto in sé, sono rimasto affascinato. E lo dico al nostro pubblico che in Italia a Perugia non ha avuto particolare seguito, però se si digita in rete Energy Roof Perugia, siccome noi l'abbiamo progettato insieme a Coppi Himmelblau, che è uno dei principali studi contemporanei al mondo, escono siti da ogni parte del pianeta che plaudono a questa coraggiosa esperienza. E non si sa mai, può darsi pure che ce ne sarà la possibilità. E quindi adesso arriva un po' un momento di pausa per noi, quello della pausa caffè, così ci consoliamo. Eccoci qui rientrati, c'è la pausa caffè, c'è Lino che gentilmente ci delizia, speriamo con un caffè buono, ma adesso lo assaggeremo e scopriremo se è realmente così. È un modo, sai, lo dico al professor Paolo Belardi, sai Paolo, noi ci prendiamo la nostra pausa perché diciamo anche chi viene qui a Palazzo della Penna passa al Bjork Caffè, si mette a bere qualcosa e può ammirare delle bellezze. Forse anche perché Palazzo della Penna, la caffetteria è stata disegnata da Marco Fagioli, che è un vanto della città, due volte Compasso d'Oro, docente sia in accademia che nel mio corso di design. Io sono sempre stato molto colpito negativamente dalle cose brutte e ho visto delle città che, a proposito di architettura non realizzata bene, e ce n'è tanta, ce n'è anche a Perugia, quindi anche in Umbria, ogni tanto decidono di buttarla giù e ricominciare. Tu che ne pensi? Beh, quella della demolizione e ricostruzione è una delle molte possibilità. D'altra parte le città spesso sono sempre state brutte lì per lì, lo diceva un grande architetto come Carlo Aymonino. Poi c'è il tempo per... l'importante è lavorare sul costruito. E noi in questo momento non dovremmo consumare più neanche un centimetro quadro di territorio e lavorare solo sul costruito. Su questo tema del demolire e ricostruire vorrei cogliere l'occasione per raccontare il progetto più coraggioso che stiamo portando avanti con la mia equipe universitaria in questo momento. Parliamo del terremoto di Norcia. C'è una piccola chiesa, la chiesa Madonna di Cascia, che è interamente crollata a terra, è una chiesa del 400. Non si può ricostruire, ci sono tutte le macerie a terra. Ricostruire dov'era com'era, ricostruirla in un altro luogo, noi stiamo portando avanti una terza ipotesi, un'ipotesi a mio avviso molto italiana. Ricostruirla con ciò che c'era. Per cui abbiamo proposto alla Curia Arcivescovile di Spoleto una chiesa in carpenteria lignea, assolutamente antisismica, semplicissima, con la stessa silhouette della chiesa precedente, rivestita con le sue macerie in forma di texture contemporanea. Una novità anche per, a proposito di memoria, non cancellarla mai questa mai, memoria. Mai. La bellezza, mi piace forse chiudere con questa notazione, i miei studenti purtroppo amano le formule e sono poco attenti al fatto umanistico. Allora io il primo giorno di lezione presento una formula, E uguale MC quadro, e tutti dicono la formula d'Einstein, che c'entra composizione architettonica. In realtà la formula, io la chiamo la formula della bellezza, poi la spiego. E uguale estetica, la bellezza, M la memoria, che c'è qui intorno, in questa mostra, e le due C sono cultura e coraggio. La bellezza è fatta da memoria, cultura e coraggio. Coraggio di guardare avanti, non dimenticare il passato, e poi anche molta cultura per miscelare il tutto. Senti, ma il bello è oggettivo, secondo te? Il bello è un prodotto mentale, è il nostro pensiero che determina la bellezza, quindi è decisamente soggettivo, ma è frutto della cultura, per cui ci sono più livelli di soggettività. Quindi bisogna avere degli strumenti per percepirlo anche. Quando Goethe arriva a Roma nel suo viaggio in Italia, lui dice, scrive... Io non vedrò Roma, vedrò la Roma che io vedrò, nel senso, lui è consapevole, che l'occhio vede quello che la mente conosce. Più cose conosciamo, più cose vediamo, più
più cose vediamo, più cose conosciamo. Io credo che la bellezza è il punto di equilibrio fra questi due livelli, sapere e vedere. A noi la memoria ci interessa, il coraggio tantissimo, che è appunto quello che dovrà distinguere anche il nostro futuro. E noi abbiamo avuto il coraggio di fare Bellezza e Potere, che ogni giovedì alle 19.30 vedrete su Umbria TV Perugia Today, sul web, grazie a tutti i nostri amici che ci supportano e ci sopportano qualche volta, e grazie al professor Paolo Belardi per questa bellissima intervista. Grazie a tutti voi. Grazie, buonasera e a presto.